Diana, raccontaci l'esperienza di questo viaggio. Sì, adesso come sappiamo ci troviamo a Ravenna, abbiamo appena ultimato le operazioni di sbarco, quindi possiamo dire che finalmente il soccorso è stato completato. Un soccorso che è iniziato almeno 6 giorni fa, di notte, quando abbiamo ricevuto una email dall'Alfon che appunto diceva che c'era questo barcone in difficoltà, questo barcone di gomma in difficoltà a largo delle coste libiche in acque internazionali. Noi ci siamo diretti verso questa imbarcazione, ma nel buio della notte non riuscivamo a vedere molto, non c'era visibilità. Abbiamo giusto visto una lieve luce, siamo andati a indagare con i nostri gommoni ed era proprio questa barca, facevamo luce con dei mezzi di fortuna. È stato difficile perché quando abbiamo messo i gommoni in acqua c'erano delle onde molto alte, del vento forte, e quindi è stato proprio difficile approcciarci a loro. Loro che comunque non avevano giubbotto salvataggio e già stavano imbarcando acqua ed erano veramente terrorizzati, se non in stato di sfinimento, di ipotermia alcuni di loro, perché c'era molto freddo ed erano completamente bagnati. Siamo riusciti a portarli in salvo comunque, dopo un paio di ore erano tutti a bordo e abbiamo subito informato costantemente le autorità, ci hanno assegnato dopo poco tempo il porto di sbarco, che abbiamo saputo che era Ravenna. È stata la navigazione difficile perché le condizioni erano in peggioramento, quindi abbiamo dovuto adattare un po' la navigazione della nave con le condizioni del tempo per rendere appunto la navigazione più sicura possibile. Quando ci è stato assegnato il porto erano 900 miglia di distanza, quindi veramente una distanza importante, soprattutto per queste condizioni meteorologiche e per le condizioni, diciamo, di vulnerabilità in cui si trovano queste persone. Molti di loro erano minori non accompagnati. Com'è sbarcare al porto di Ravenna? Sbarcare al porto di Ravenna, diciamo che la difficoltà maggiore è stata appunto questa lunga navigazione per arrivare qua in condizioni di meteo avversa, però fino ad ora posso dire che sbarcare a Ravenna è stato un privilegio, perché abbiamo trovato accoglienza, abbiamo trovato la disponibilità delle autorità, la gentilezza, anche la velocità nelle operazioni di sbarco, quindi veramente è stato un privilegio. Qual è la tua esperienza di vita? Io lavoro da 6 anni a bordo delle navi umanitarie come soccorritore, adesso sono la coordinatrice dei soccorsi su questa nave, sulla Humanity One. Prima mi occupavo sempre di protezione internazionale di richiedenti asilo, però a terra, quindi la mia vita, diciamo, si è trasferita a mare da un po' di tempo a questa parte.